Io il giorno della liberazione dov'era? Dov'ero? Ero a casa, perché i nostri capi ci avevano detto di non esporci molto, perché c'era 3 giorni che l'esercito tedesco in rotta da Bologna. È una cosa orribile vedere un esercito in rotta. Passavano i tedeschi con quelle carrette e i cavalli con feriti, con gente che si lamentava. E io avevo la casa proprio sulla strada, che era diventata una strada militare, perché la via Emilia non era più servibile, perché bombardavano tutto quello che si muoveva. E quindi i tedeschi avevano fatto delle vie secondarie, e quella che passava davanti a casa mia era quasi parallela alla via Emilia, e avevano lanciato dei fumogeni che mantenevano un'atmosfera come quando c'è la nebbia in pianura, a una certa altezza. Però io li vedevo perché mi passavano davanti a casa. Ho sentito un cavallo che è arrivato sotto casa mia, su dal porte di John Wetter, e c'era un ragazzino, dico un ragazzino perché era molto giovane, tedesco, che era su un cavallo, che però non aveva niente nel sella né niente, proprio così a schiena nuda, e mi ha chiesto un bicchiere d'acqua. Mio fratello in casa, che non voleva che io uscissi, perché abbiamo visto che era un soldato. Io sono andata fuori lo stesso e gli ho dato quello che mi ha chiesto, un bicchiere d'acqua e così. Beh, vi assicuro che in quel momento non ho provato né odio né niente. Eravamo 2 ragazzi che l'unica voglia, penso, che avessimo tutti e due che la guerra finisse. E quindi in quel momento proprio ci ho dato l'acqua, lui è partito a grande velocità e mi urlava: americani, americani, mi voleva avvisare che c'erano gli americani, perché lui non sapeva che io ero stata una partigiana e che aspettavo veramente gli americani. Quando ho visto quel carro armato con la stella bianca, non la svastica, sono andati in casa, ho aperto tutte le finestre spalancate, perché per me l'aria voleva dire libertà.